Urla di dolore. Aprite questa porta o la sfondo! Non fare caso a lei. Le piace guardare. Guarda un po'. Ma che autorità. Che determinazione. Capisco perché Pericle si è interessato a te. Per caso sei qui per unirti a noi? Sembrava che qualcuno stesse soffrendo. A volte è arduo distinguere le grida di dolore da quelle di piacere. Se avessi saputo del tuo arrivo, avrei lasciato l'ingresso aperto. L'avrei spalancato. Sono venuto qui al simposio solo per trovare una persona. Allora forse possiamo aiutarci a vicenda, no? Tu ci porti un po' d'olio e io ti aiuto a trovare chi cerchi. Forse è lì dentro. Lei non è qui. Credo che darò lo stesso un'occhiata. Hai servi a sufficienza, che ci pensino loro? Peccato. Se cambi idea, ti prometto che ti spalmerò d'olio. Con la lingua. Stavo proprio per venire a cercarti. A quanto pare hai pensato di fare la stessa cosa. Dopo il tuo spettacolo, forse è meglio se l'olio lo porto io. Sei anche obbediente. Mi piace. Non metterci troppo. Se non recuperi l'olio, tutto il nostro divertimento finirà in fretta. Se parlaci tu con quest'irritante oltre rigonfio, io ho avuto la mia cosa. Immagino che tu sia qui per ridere della mia lite con Euripide. Risparmiami. Sto solo cercando indizi per trovare una donna spartana. Una donna spartana ad Atene? Sembra intrigante. Ma se credi che io presti attenzione a qualcun altro all'infuori di me, ti sbagli di grosso. Parla con Euripide. È la seconda persona più loquace qui dentro. Quel pediculoso xantodontico esoftalmico di un morosofo. Ma sappi che non parlerà senza prima aver bevuto. Non ho la minima idea di cosa tu abbia detto. Certo che no. Quindi, se lo faccio ubriacare, parlerà. Sembra più un argivo che un ateniese. Intuito notevole. Euripide in effetti è di Argo. E va bene. Se non altro a questa festa serve un po' di brio. Devi scegliere il vino giusto, però. In cucina troverai ciò che ti serve.
Fammi sapere quando Euripide sarà allegro al punto giusto e sguscerò via inosservato. Come fai a conoscere Pericle? Forse volevi dire come fa Pericle a conoscerti. Sono il più grande drammaturgo in circolazione, mentore di Euripide, amante di Asclepio, padre del teatro, eccetera, eccetera. Sarà un onore per lui averti nascosto nella sua cucina. Sei furibondo con Euripide. Sicuro che siete solo amici? Io non sono mai solo qualcosa. Ma lo confesso, io ed Euripide abbiamo un legame che va oltre l'amicizia. Non capirò mai perché dia attenzione a quel banale belloccio di Aristofane. Prendo il vino. Meraviglioso! Ora, se vuoi un consiglio da amico, Aristofane non regge il vino dolce. Ho visto l'effetto che gli fa. Assolutamente, orribilmente delizioso. Non sarebbe una vera festa senza qualcuno che dà di stomaco. Ti faccio sapere se il piano funziona. Magari più tardi. Prima spiegami di nuovo il tuo ragionamento. A parte quel drammaturgo arrogante, non vedo molti ospiti distinti qui. Posso aiutarti in qualche modo? Sono qui perché mi serve il tuo vino secco migliore. Sì, prendilo ed esci dalla mia cucina, ho da fare. Un viso nuovo nella dimora di Pericle. È già di per sé una cosa straordinaria. Avrai assistito alla mia imitazione di Cleone. Io lo chiamo Orango. Dimmi, che ne pensa questo? Ho di sicuro molti nomi, ma questo non è uno di essi. Come ti chiami, allora? Creatura dai molti nomi. Alexios. Non ti facevo un Alexios, ma non importa. Io sono Aristofane e questo è Euripide. Oh, su via, presentati. Sono Euripide. Per essere un drammaturgo, non sei di molte parole. I virtuosi conducono vite silenziose, come ama dire il vecchio Euripide. Non è vero? Quando voglio rilassarmi, provoco una rissa. Tu, d'altro canto... Presto! Portagli del vino, così dirà qualcosa di intelligente! Dopo la mia lite con Sofocle, credo sia meglio mantenere la mente lucida. Sono il nuovo servitore di Pericle. Sarò felice di portarti del vino. Tu, un servitore ateniese? E questi sono muscoli da versatore di vino. Remavo sulla nave di Pericle, dove mi ha nuotato. Ora verso vino a chi mette in discussione la sua parola e la mia. Io non volevo dubitare. Magari un goccetto. A Dioniso! Ah, è delizioso! È nettare degli dèi. Un altro giro. Ancora un po'? Dove hai trovato questo vino delizioso? Deve essere il migliore di Pericle. Sai come dicono, con il buon vino ci si fanno buoni amici. Sono qui solo per cercare una persona. Eppure ci hai dato l'impressione di essere qui per servirci del vino. Concentriamoci su quello prima, d'accordo? Perché semplicemente non chiedi scusa a Sofocle? È lui che dovrebbe chiedere scusa a te. Sofocle è un amico, e un buon amico vale quanto un'intera famiglia. Gli serve solo tempo per riprendersi dalla sfuriata. Ne prendiamo un altro? Questo è il miglior simposio degli ultimi tempi. Sai cosa? Mi piaci. Chi ti ha portato? Mi sono portato da solo.
Sono sulle tracce di una donna che lasciò Sparta molto tempo fa. Lasciò Sparta? Perché? Perse due bambini. Non aveva scelta. Fuggì per guarire il suo cuore spezzato. Euripide, scrivi un'opera su di lei. Ho sentito di madri spartane che si recavano a un santuario di Asclepio in Argolide. Conosco quella terra, è la mia casa. Dopo quello che ha passato, non credo che si fidasse dei sacerdoti. Allora cerca il mio amico Ippocrate. È un medico, il migliore dei migliori. Lavora ancora in Argolide. Se è andato da lui in cerca d'aiuto, senza dubbio l'ha ricevuto. Io adoro sbronzarmi e cantare. Torna se vorrai cantare insieme a me. Ci penserò. Ippocrate ad Argo. Arrivo.